Bene, eccoci di nuovo a BB's Live. Come vi dicevo, siamo qua con Emanuele Castellani, che è amministratore delegato di Cegos Italy e Area Pacifico. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Stefania. Bene, quindi grazie di essere con noi. L'abbiamo invitato perché la società per cui lavora da anni ha annunciato pochi giorni fa un accordo con Bridgepoint. Bridgepoint è uno dei più noti, insomma, fondi di private equity paneuropei, e tra l'altro si è quotato alla London Stock Exchange lo scorso luglio. E Bridgepoint entrerà con una quota di minoranza nel capitale di Cegos. Cegos fa formazione, quindi una grossa società che si occupa di formazione per manager, quindi a livello internazionale, e il capitale di Cegos è molto distribuito tra un centinaio, insomma, di partner, di cui appunto uno è Emanuele Castellani, poi ci sono i dipendenti, c'è poi un'associazione di clienti, e però poi periodicamente fa diciamo entrare un investitore istituzionale con il quale fa un'operazione di classica di Leverage Management Buyout, LMBO, quindi come acronimo. E quindi volevo appunto chiedere il senso di questa operazione che fate appunto periodicamente, quindi perché c'è bisogno di questo e quali sono, certo, i vantaggi. Certo. Beh, innanzitutto buongiorno, grazie Stefania di avermi invitato. Sì, allora, la prima operazione di LMBO è datata 2006 e quella che stiamo chiudendo è la terza operazione di LMBO, quindi si apre appunto la quarta operazione. E i principali attori, l'hai detto tu, sono sostanzialmente i dipendenti dell'azienda, quindi circa i 100 manager a livello mondiale che hanno una quota in questo LMBO. Poi ci sono anche gli impiegati dell'azienda che partecipano, la cosiddetta Association Cegos. Association Cegos, poi magari se abbiamo tempo due parole le spendo volentieri. Certo. E poi un fondo di private equity che prima nel terzo LMBO non c'era, adesso nel quarto LMBO sarà appunto Bridgepoint. Accennavo all'Association Cegos perché è un aspetto molto importante, perché racconta un po' la natura della nostra azienda, no? Nel senso che Cegos nasce un po' come un'associazione e nel 1926 i clienti, quando acquistavano i servizi di Cegos, ne diventavano sostanzialmente soci praticamente. Okay. E questa Association Cegos da allora esiste ancora ed è ancora nel nostro capitale. Mi permetto di dire che perché facciamo questa operazione? Perché un po' tutta la nostra strategia pone la persona al centro. E mettere la persona al centro significa sia i destinatari della nostra formazione, che sono le aziende, ma le aziende per il tramite poi delle persone, no? E i dipendenti stessi della nostra azienda. Quindi creare un LMBO significa dare anche a impiegati, dirigenti, a coloro che poi lavorano tutti i giorni nell'azienda, la possibilità di sentire anche un po' il gusto di essere un po' proprietari, no? Anche impiegati, manager, imprenditori, un po' tutto insieme. Quindi venite coinvolti. Assolutamente. Ecco, quindi adesso c'è il fondo, dice, nell'operazione precedente non c'era un fondo, certo, ma era semplicemente stato, quindi evidentemente, un finanziamento, insomma. Interno. E poi invece prima ancora c'era AXA Private Equity, che adesso è Ardian, quindi comunque sempre grandi nomi. Certo. Ecco, però nel momento in cui appunto arriva un terzo soggetto, questo porta evidentemente anche, no, dei capitali in più che possono aiutare, no, a crescere. Certo. Quindi anche questo, diciamo, il senso poi dell'operazione. Quindi. Sì, sicuramente è molto importante scegliere il giusto partner. Va detto, ecco, perché come lo scegliete? Perché questa è la domanda, visto che c'è un'ampia platea, voi avete un bel nome, per cui comunque però i private equity europei sono di dimensioni, sì, importanti, comunque sono qualche decina. Insomma, quindi. Certo, ma allora intanto la prima scelta è appunto quella di inserire o meno un player. Nel momento in cui lo si decide di farlo, la scelta del player, del partner, diventa molto importante. Innanzitutto, lo hai detto tu all'inizio, noi siamo un'azienda di dimensioni internazionali, quindi è giusto che questo partner sia un partner altrettanto internazionale per comprendere le dinamiche della nostra realtà.
Soprattutto ci deve essere, qui torno un po' a quello che dicevo prima, un fit, no? Da un certo punto di vista dell'equipe, quindi l'equipe che ci seguirà deve avere un fitting rispetto all'equipe manageriale dell'azienda, questo per noi è estremamente importante, così come deve condividere la nostra strategia, che è solitamente una strategia molto ambiziosa di sviluppo. Per esempio nei prossimi 3 anni noi puntiamo ad aumentare almeno il 50% il nostro volume d'affari, e lo vogliamo fare per via interna e per via esterna. Uh-huh. Okay? Quindi già l'anno scorso, ma anche quest'anno, stiamo investendo tanto internamente, ma altrettanto negli ultimi anni abbiamo fatto acquisizioni, in realtà in Germania, in Francia, in Brasile, e quest'anno anche in Italia ci stiamo muovendo con questo desiderio. Abbiamo sia dato vita ad un forte impulso di sviluppo nell'arco dell'anno scorso e di quest'anno interno, ma altrettanto ci stiamo muovendo per realizzare acquisizioni di qualche realtà distintiva in Italia. E quindi magari quest'anno allora arriverà un'altra notizia. Potremmo avere qualche buona notizia. Non so che dimensioni guardate. Ma allora noi, la realtà italiana, come dicevi tu, noi siamo un'azienda che fa formazione e consulenza nell'ottica nell'ordine dei 10 milioni di euro più o meno come dimensione. Cerchiamo un'azienda che abbia una taglia o come la nostra o anche più piccola della nostra, perché in realtà questo non è proprio... Scusa, 10 milioni sono in Italia? In Italia, sì, okay, sì, a livello mondiale abbiamo chiuso il 2021 con 200 milioni di euro, puntiamo a fare i 300 milioni, come dicevo prima, nei prossimi 3 anni. E dicevo, sì, non è così importante la dimensione, importante è che la realtà sia distintiva, nel senso che sia nota per ciò che fa e che abbia una reputazione assolutamente importante, che ci aiuti a far capire al nostro mercato di riferimento che in qualche modo stiamo completando l'offerta in maniera del tutto qualitativa. Ecco, per chiudere un po' la sensazione, quindi com'è lavorare quando c'è un fondo nella società e quando invece non c'è? Non vorrei offendere nessuno nel dire che la quotidianità non cambia un granché, nel senso che poi alla fine quando sei un manager in un'azienda, l'hai detto tu, io poi seguo l'Italia, seguo l'Asia, giro per l'Europa, Portogallo, Spagna, Germania, insomma mi diverto abbastanza, gli stimoli non ti mancano. Ecco, però quando c'è anche un fondo, secondo me cambiano due aspetti, intanto che senti più la sfida anche di dimostrare, no, i risultati, il motivo per cui produci determinati risultati e l'ambizione di farne sempre di più, primo. E secondo, un partner finanziario ti fa capire che il limite finanziario si sposta verso l'alto e quindi magari ci prendi un po' gusto, diventi un pochino più ambizioso per quanto riguarda il tema che dicevo prima. E quindi chissà che ci facciamo ingolosire con qualche operazione. Bene. Allora, grazie Emanuele Castellani di Cegos e noi ci rivediamo lunedì prossimo sempre con Bibis Live. Arrivederci e buona settimana. Arrivederci.